Allora, raga, 11 agosto 2020, mi trovo al mare, il primo bagno di quest'anno, ragazzi. Allora, oggi vi volevo parlare un attimo degli istruttori. Quali sono davvero i veri istruttori, quelli ma bravi e professionali, ragazzi? Esistono due tipi di categorie: gli istruttori giovani, i ventenni, i 25 anni, quelli che si sentono forti, bravi, campioni, eccetera, e si mettono a insegnare, ok? Si mettono subito a insegnare, ma loro insegnano ai loro allievi in base alla loro esperienza, perché si sentono forti, si sentono bravi, hanno l'ego a 2000, loro si sentono coach e si mettono a insegnare, a divulgare agli allievi ciò che alla fine fa lui. Poi c'è sta invece il cinquantenne, il sessantenne, che ha una lunga gavetta, ha tanta ma tanta ma tanta esperienza di studio, di allenamenti e studio sia in Italia sia all'estero, competizioni eccetera. Quello secondo me può dare molto di più di un giovane istruttore alle prime armi che ha 3-4 anni di esperienza, in base a lui che ha più di 20 anni di esperienza. Ma comunque non è detto che anche il cinquantenne e il sessantenne sia bravo a insegnare, a tramandare, perché non è detto. Ci sono anche cinquantenni e sessantenni, hanno una lunga gavetta, ma nell'atto pratico, nell'atto teorico non sanno fare niente. Però sono 20%, la maggior parte sono competenti e bravi. Detto ciò, vi voglio leggere un attimo questa frase: un percorso individuale. Non dimenticare che al massimo l'insegnante può darti il 15% dell'arte, il resto devi ottenerlo tu stesso attraverso la pratica e il duro lavoro. Io posso mostrarti il sentiero, ma non posso percorrerlo al posto tuo. Quindi io quello che insegno ai miei allievi non è quello che faccio io, ma insegno ai miei allievi ad essere loro stessi. Io alla verità non insegno nulla a loro. Cerco soltanto di migliorarli ad essere sempre loro stessi. Io per loro sono soltanto una via, una freccia che gli indica il sentiero giusto. Dopo sta a loro percorrerlo. Quindi non impongo nulla, non dico fate questo, fate quest'altro. Io ti do la soluzione, dopo sta a te percorrerlo. Quindi a tutti gli allievi, non affidatevi mai ciecamente agli istruttori. Perché sì, l'istruttore può darti, compreso me, io ai miei allievi dico sempre, non, sì, ascoltatemi, ma allo stesso tempo seguite sempre voi stessi. Quindi occhio a tutti gli istruttori, io sto parlando con gli allievi, qualsiasi cliente allievo, dal campione al non campione, ricordate che l'istruttore è l'istruttore, voi siete voi. L'istruttore, come vi ho detto nella frase, può darvi il 15% dell'arte o della disciplina. Per diventare dei campioni e per battere gli istruttori dipende tutto da voi, tutto dalla vostra mente, tutto dalla vostra pratica e dal duro lavoro. Quindi non fatevi mai impressionare da nessun istruttore, anche compreso me, okay, ragazzi, perché noi non siamo meglio di voi. Noi abbiamo semplicemente un po' più di pratica e un po' più di impegno, tutto qua. Detto ciò, quindi ragazzi, non affidatevi ciecamente oggigiorno agli istruttori perché è pieno di ciarlatani in giro. Ricordatevi sempre che la verità è che l'istruttore, anche il campione, non può aiutarvi al 100%, ragazzi. Sì, vi può dare delle soluzioni, vi può dare delle routine, vi può dare dei suggerimenti, ma dopo sta a voi, ragazzi. Migliorare, sta a voi spaccarvi il culo col duro lavoro, la perseveranza, ragazzi, perché l'istruttore non può fare più di tanto, ricordatevelo sempre. Quindi impegnatevi voi stessi con la vostra mente, il vostro fisico, il vostro impegno, il vostro duro lavoro. Quindi affidatevi, ma fino a un certo punto. Affidatevi, ma non affidatevi. Affidatevi soltanto voi stessi, ascoltate soltanto la vostra voce interiore, quello che dico sempre ai miei allievi. Io non insegno nulla, non sono come tanti, io ho i miei allievi, io insegno, io di qua, io di su, io di giù. Io
soltanto per business, per soldi, eccetera. Sì, puoi tramandare, ma puoi tramandare anche diversamente, ok? Quindi un buon leader non impone nulla, non ti dice fai questo, fai quest'altro, perché dicendoti così ti limita, ok? Voi vi dovete allenare e dovete trovare la vostra soluzione, il vostro obiettivo. Ok, ragazzi? Quindi, io dico sempre a tutti gli allievi, a tutti i clienti, la vera forza siete soltanto voi stessi. Non c'è bisogno che vi mettete in mano a istruttori, vi fate dare una mano lì su, non c'è bisogno. Sì, all'inizio, per darvi una spinta, ma dopo ve la dovete cavare da soli, ragazzi, ok? Dai, raga, un saluto da Sensei Giuseppe Workout e let's go, baby.